si chiama asseverazione, riguarda la sicurezza sul lavoro e rappresenta un'opportunità per le imprese edili. Se ne è discusso a Taranto nel corso di un incontro organizzato da Formedil, CPT Taranto e ANCE nella sede locale di Confindustria. Asseverata, è stato spiegato, è un'impresa che si sottopone volontariamente ad una valutazione sulla corretta applicazione delle norme che tutelano la sicurezza e la salute di chi lavora in un cantiere. Numerose le ragioni ed i vantaggi che spingono le aziende a giovarsi dell'asseverazione, anche se ad oggi in Italia sono meno di 50 le imprese che hanno aderito a questa opportunità. L'asseverazione è sicuramente una grande opportunità per le imprese edili sui sistemi di gestione della sicurezza. Purtroppo dobbiamo dire che i dati che abbiamo dal 2014 ad oggi su scala nazionale non sono entusiasmanti. In tutta Italia negli ultimi 3 anni abbiamo solo 45 imprese asseverate. C'è una carenza di controlli, non riusciamo neanche noi, e questo è uno degli obiettivi che ci diamo per essere proficui come sistema bilaterale edile, quello di aumentare e intensificare non solo numericamente ma anche dal punto di vista della qualità i controlli nei cantieri. Aumentano purtroppo, restano molto alti i numeri sugli infortuni nei cantieri, molto spesso anche mortali. Infortuni che molto spesso riguardano anche lavoratori over 55, quindi si pone un altro problema, un altro ragionamento sulla gravosità di questi mestieri e quindi su un'uscita verso la pensione di questi lavoratori che sia adeguata alla difficoltà e al peso e alla fatica di un lavoro complicato come quello dell'edilizia. Quindi un quadro su scala nazionale non entusiasmante, su Taranto però possiamo dirci di essere una in discontinuità in termini positivi. Negli ultimi mesi Formedil CPT Taranto ha asseverato 4 imprese, quindi sulle 45 in tutta Italia 4 solo a Taranto, quindi motivo di orgoglio per noi e che ci dà fiducia e convinzione per continuare a lavorare su una strada che è quella della sicurezza nei cantieri, della qualità del lavoro delle imprese edili nella provincia di Taranto. I vantaggi, oltre che in termini di sicurezza, sono anche economici, spiega Dino De Girolamo dell'INAIL. Convenienza primaria, perché l'asseverazione comporta inevitabilmente un miglioramento del profilo, sotto il profilo della sicurezza delle imprese edili, ma poi perché proprio c'è una convenienza economica, anche perché l'asseverazione comporta una riduzione del tasso di premio assicurativo nei confronti dell'INE, riduzione che è misurata al numero dei dipendenti annuo dell'impresa, della specifica impresa. Ovviamente l'asseverazione, tra l'altro, comporta anche una convenienza dal punto di vista, oltre che economico, anche dal punto di vista controllo degli enti preposti alla vigilanza, possono in questo modo evitare di controllare imprese asseverate. Ovviamente questo non è obbligatorio da parte loro, ma è un biglietto da visita. Non solo, ma l'asseverazione comporta nei bandi pubblici, laddove previsti, l'ottenimento da parte dell'impresa di punteggi che agevolano l'aggiudicazione di lavori per le imprese che sono già asseverate in questo senso. La Formedil CPT di Taranto ha avviato un progetto di assistenza garantito che ha già asseverato 4 imprese edili del capoluogo ionico ed altre ne hanno già fatto richiesta. L'asseverazione è una procedura intanto volontaria. Quindi possono fare richiesta al Formedil CPT le imprese che hanno già adottato un sistema di gestione o un modello organizzativo di gestione sulla sicurezza sul lavoro, quindi hanno già implementato uno di questi sistemi o uno a casa la certificazione sulla sicurezza. Le imprese che hanno questi modelli possono fare richiesta appunto al Formedil CPT per ottenere l'attestazione, diciamo, dell'efficace attuazione e dell'effettiva appunto messa in pratica di tutte le procedure che l'articolo 51 del testo unico prevede affinché un'impresa possa poi addivenire ad essere asseverata dal Formedil CPT. In Italia siamo stati venerdì a Roma, sono 45 le imprese asseverate, di cui sono onorato di dirlo, il 10% è rappresentato dalle imprese di Taranto e provincia. Quindi noi abbiamo fatto un grande lavoro già dall'allora CPT, 2 anni fa siamo partiti con un progetto che il Formedil CPT con l'unificazione ha sposato in pieno
E quindi noi oggi non facciamo altro che ribadire il nostro concetto, quello che la cultura della sicurezza comunque deve salire sempre di più in noi imprenditori. Non dobbiamo mai abbassare la guardia.